Sistemando alcuni vecchi cassetti, ho ritrovato un quadernetto indiano e ho scoperto che è un diario che avevo scritto nel 1993, quando mi trovavo in India. Mi ha fatto molta tenerezza, molta nostalgia. Ho pensato di leggere qualche branetto. Nel gennaio del 93 scrivevo questa pagina, La ricerca del centro. Un anno in giro per l'India. È la ricerca del mio centro, di me stessa, la mia completezza, priva di condizioni, di attaccamenti, la mia integrità, senza spaccature, senza bisogno di ricevere né di dare. E scrivo. L'eccessivo bisogno di ricevere, l'eccessivo bisogno di dare, sono parte di una stessa nevrosi, sintomo di una stessa spaccatura emozionale. Questa è una mia conclusione. Dare e ricevere sono la stessa cosa. Chi sa dare sa ricevere. Chi dà molto, chi dà troppo, alla fine lo fa per se stesso, per riempire il proprio vuoto. Ho fatto un esperimento e funziona. Nel momento in cui ci abbandoniamo, la vita, con il suo divino abbraccio, ci viene incontro. Ho dedicato un anno della mia vita alla ricerca. Ho lasciato la ricerca universitaria per una ricerca differente, più profonda e intima, fra le critiche di tutti. Sembrava un anno di vacanza. Ma per il ricercatore di se stesso non esiste vacanza. Ogni istante è una prova, una conquista, una ricaduta. L'attività interiore è moltiplicata. Il pensiero raggiunge limiti invalicabili. Le emozioni conoscono abissi altrimenti irraggiungibili. E il ricercatore osserva e cresce.